San Valentino è il nostro pretesto per parlare di fiori. Andiamo insieme a Roma, al Pigneto, nel laboratorio di Nina i Fiori. Roberta Pellegrino e Michelangelo Costabile lavorano da tempo con piante, giardini e allestimenti floreali. Capiamo insieme perché regalare o regalarsi un fiore è sempre una buona idea. Penso che l'idea di avere dei fiori freschi in casa in questo periodo sia veramente un bisogno quasi primario. San Valentino è una festa in cui i fiori si regalano, però io penso che sia un pretesto per iniziare a guardare il fiore in maniera diversa, cioè a guardare il fiore in maniera più familiare, cioè non relegarlo ad un unico evento durante tutto l'anno. Ma avere fiori freschi in casa, secondo me, è un'usanza che soltanto noi italiani non abbiamo. Cioè, fortunatamente negli altri paesi d'Europa il fiore fresco in casa è qualcosa di quotidiano, di comune, è quasi un bene primario come il pane o l'acqua che compriamo. I luoghi comuni, comunissimi. Non è vero assolutamente che ci sono dei fiori che non si possono regalare, anzi, cioè, qualsiasi fiore per la sua bellezza è degno di essere un regalo. E le rose rosse purtroppo non sono un fiore né locale né tantomeno di questo periodo. Sicuramente il rosso può essere il colore della passione, però insomma l'amore ha tante sfumature, quindi non, per noi non è assolutamente indicativo. Adesso si parla tanto del chilometro zero, però è una cosa che noi facciamo volentieri a prescindere dal trend del momento, perché il nostro territorio è ricco di coltivazioni e di coltivatori che ancora cercano con forza di portare avanti questa loro attività nonostante la crisi, nonostante il periodo in cui appunto che stiamo attraversando, in cui gli eventi non se ne fanno praticamente più. Avere dei fiori non è una cosa di lusso, comunque fuori dalla portata di tutti. Noi abbiamo trovato una formula per far sì che tutti quelli che amano i fiori e che quindi vogliono in qualche modo investire un minimo delle loro risorse in questo bene lo possano fare, ed è appunto questo abbonamento floreale che abbiamo pensato per far sì che le persone possano avere fiori freschi in casa per un periodo di 2 mesi. In questi momenti di crisi fanno sempre sì che nasca qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, e questa dell'abbonamento floreale per me è stata un'occasione anche per aprirmi al quartiere, perché noi normalmente lavoriamo con una clientela estera, quindi qui nel quartiere nessuno sapeva di Nina i Fiori, nessuno conosceva la nostra attività. Il Covid ha ridotto di molto le distanze, viaggi internazionali, eventi internazionali, il destination wedding è stato del tutto azzerato, e aprirsi ad una dimensione nuova, un po' più intima, un po' più a chilometro zero, a noi ci ha fatto bene. Io sono contentissima.